causa afflizione, ciò che ci causa dolore, ciò che ci causa sofferenza, non è ciò che accade, ma è il nostro modo di reagire ad esso. Prova a pensarci. Una stessa situazione può presentarsi nella vita di tante diverse persone e ciascuna di esse affronterà quella situazione in modi diversi che dipendono dalla sua storia, che dipendono dalla sua comprensione della situazione stessa, dal suo bagaglio di conoscenza, di esperienza, essenzialmente dal senso che quella persona darà a quella stessa situazione. Allora, se è vero ed è un fatto che ci sono alcune situazioni nella vita che ci mettono in difficoltà, è anche un fatto che ciascuno di noi può andare a modificare dentro se stesso il suo modo di reagire ad esse. Alcune situazioni tipicamente ci mettono in difficoltà, un lutto, una perdita importante, un fallimento, un insuccesso in generale nella vita, nel lavoro, nell'amore, in qualsiasi ambito. Queste sono situazioni che tipicamente ci mettono in difficoltà, che ci mettono alla prova. Ma vedi, quello che pochi comprendono è che ciascuno di noi può lavorare su di sé per riuscire a vivere quelle stesse situazioni in un modo completamente diverso. Io posso avere un insuccesso, ad esempio, nella vita, ma far sì che quell'insuccesso diventi la mia più grande fortuna. Oppure posso vivere un insuccesso e semplicemente essere schiacciato da esso e non riuscire più in alcun modo a rialzarmi. Questo dipende soprattutto da me, questo dipende soprattutto dal mio modo di interpretare, pensare e poi quindi vivere la vita, modo che io posso modificare, grazie intanto alla comprensione, prima di tutto, dei modi che io utilizzo per gestirmi e affrontare le difficoltà della vita. E poi grazie ad un processo di trasformazione, che vuol dire che, compreso i miei modi, le mie abitudini, i miei automatismi, io posso andarci a lavorare su. Per cui ecco, quello che mi sento di dirti oggi in questo video è questo. Prova a domandarti quali sono gli automatismi che metti in atto di fronte alle tante diverse situazioni della vita, le tue reazioni, i tuoi modi di reagire. Puoi anche domandarti, ad esempio, dove hai acquisito queste modalità. Se per esempio nel tuo sistema familiare, se in seguito a delle riflessioni che hai avuto, se in seguito ad ad un'osservazione di altre persone intorno a te, quindi per una sorta di modellamento, prova ad osservarti e cerca di comprendere quali sono i modi che hai per reagire alle situazioni della vita. Magari potresti scoprire di reagire sempre un po' allo stesso modo, oppure di reagire in tanti modi diversi a seconda delle diverse situazioni. Dopodiché prova a domandarti quindi da dove origina questa tendenza che hai nel reagire, nell'interpretare quindi anche queste stesse situazioni e successivamente ancora cerca di modificare, cerca di trasformare laddove ti rendi conto che questa tua senso, che da questa tua interpretazione, questa tua reazione porta anche a sofferenza, a dolore, cerca di prendere in esame se magari non c'è qualcosa che puoi trasformare, che puoi modificare, cercando quindi di affrontare diversamente le tante diverse situazioni della vita. Per esempio, potrebbe capitarmi un insuccesso al lavoro e potrei subito iniziare a pensare che questa dipende essenzialmente da me, dipende dalla mia incapacità, dipende dal fatto che tipicamente nelle varie situazioni della vita poi tendo sempre a fallire e a non riuscire. Vedi, questo senso che io posso dare a quella specifica situazione è un senso che mi danneggia, che mi causa ancora più sofferenza, che mi causa ancora più dolore. Viceversa, potrei iniziarmi a dire sì, va bene, è vero, è già capitato altre volte, ma analizziamo questa volta che cosa effettivamente è accaduto, perché le cose sono andate in questo modo, dipende solo da me o ci sono stati anche dei fattori contingenti e qual è poteva essere la mia capacità di intervento su di essi nel caso, o se dipende anche da me cos'è che posso cambiare di me stesso affinché le cose vadano diversamente. Vedi, da questa interpretazione, da questa approccio, da questo senso che noi diamo alle cose, potranno cambiare
tantissimi risultati, tantissimi effetti, perché se per esempio io mi dico ecco l'insuccesso, il classico, succede sempre a me, così è normale, allora la mia tendenza naturale quale sarà? Sarà quella di rinunciare, sarà quella di limitarmi, sarà quella di evitare di nuovo di trovarmi in situazioni del genere, ma allora la conseguenza naturale di questa sarà che mi sentirò sempre più inadeguato, sempre più a disagio, sempre più in ansia in situazioni analoghe. Viceversa, se io riesco ad affrontare anche il senso stesso che io do a quelle situazioni, a dirmi quindi magari, ma insomma, cerchiamo di capire effettivamente cos'è accaduto, ma è veramente le cose stanno così, veramente dipende solo da me, ci sono stati, ecco, se io riesco ad affrontare diversamente la questione, magari potrei darmi un'altra chance, magari potrei dirmi, ma sì, dai, proviamoci di nuovo, proviamo nuovamente, magari cambiando proprio quelle cose che intuisco possono aver influito in questo caso. Allora, se io farò questo, se svilupperò questo atteggiamento, quello che farò sarà di andare a cambiare le mie credenze, sarà di andare a cambiare un po' le mie attribuzioni causali, cercando veramente di modificare la mia percezione di me stesso e della realtà. Ecco, ti posso suggerire sinceramente di fare questo nella vita, di fronte a momenti anche di difficoltà, di sconforto, prova a prendere in esame il tuo modo di reagire ad essi, prova a comprendere il senso che stai dando a questa situazione, ad esplorarlo, a comprenderlo più in profondità, magari questo già sarà sufficiente per andarlo a rielaborare, a trasformare, per arrivare così ad incontrare anche le difficoltà della vita con maggior serenità, magari davvero se riesci come un'occasione di crescita o di perfezionamento o di miglioramento della tua stessa vita.